Una buona serata a tutti, intanto grazie a nome del Collegio Don Mazza per la vostra presenza, un grazie di cuore a Cristina e Laura e a Laura anche, Laura Pesce da casa che è ammalata e non ha potuto venire fra noi in presenza e un grazie per aver accolto il nostro invito, per la vostra testimonianza, il vostro impegno in questa traduzione di questo libro veramente importante e direi innovativo in Italia, nel nostro contesto. Un grazie per il titolo, che è preso da Michea, ma poi rileggendo la storia, le storie, le 23 storie, direi che è perfetto dal mio punto di vista che indica innanzitutto che è una questione di giustizia, cosa da poco sottolineata nel titolo, che poi è anche bello il termine tenerezza, che è quanto accompagna queste storie, direi, straordinarie di queste donne, e che lascio a voi spiegare. Un grazie a Luigi Io non farò niente stasera. e a tutta l'associazione, a Simone, tutta l'associazione A mediare le domande, a evitare che si sovrappongano le domande che saranno sempre numerosissime come sempre va. Quindi io ringrazio Don Grazie a voi. Matteo per averci invitato, come sempre, ringrazio Cristina Simonelli che è un'autorità da anni, presidente, non è, non sei il No, la presidente presidente è lì. presidente della Accademia Diciamo Archeologica di Italiana. Piacere, che ha scritto vari libri, si è dedicata molto alla figura della donna nella Bibbia. Quindi era giusto anche che ci fossero tutte donne a parlare stasera. Purtroppo Laura Pesce, che è stata presidente di Arcigay a Verona, comunque da molti anni che si occupa, è attivista per varie cause, mi pare giusto che ci fosse lei. Purtroppo ci segue da casa, ma Mi dispiace tanto, anzi mi scuso se potrebbe essere che avrò un'autonomia limitata per questa sera. Spero di stare con voi il più possibile. Mi spiace tanto. Laura Sternuncin, che è una delle due curatrici del libro, anche lei ormai già una decina di anni che, meno male, è in giro sulla scena storica. Sono storica di formazione, sì, oggi faccio la traduttrice. Ecco, è tradotto il libro. Sì. Io quindi lascio parlare, magari mi chiedo soltanto perché proprio questo libro, perché avete deciso Laura, questo cominciamo subito, libro. sentiamo Fate prima iniziare Laura Marco, non vuole poi Pesce. iniziare con Laura. Un attimo, avevo disattivato un attimo il microfono per capire se potevo sentire a volume un po' più alto, ma temo di no. Niente, niente, niente. No, no, mi sento. Posso intervenire io? Sì, ok. E allora, grazie di nuovo a tutte e tutti per l'invito. Appunto, mi scuso per la mia assenza di questa sera e cercherò di fare il possibile da casa. Niente, volevo iniziare, insomma, facendo una constatazione rispetto a queste testimonianze che ho letto nell'antologia. E la cosa che mi ha colpito principalmente è la straordinaria evoluzione, nel linguaggio che queste donne usano nelle loro storie, per cui all'inizio parlano di un linguaggio che nega, quindi un linguaggio che non riconosce la sessualità, anzi parla di amicizie particolari, parla di disordine intrinseco, senza mai arrivare a nominare con le parole giuste, e l'evoluzione che queste donne fanno nella loro vita, tanto da arrivare a definirsi queer. Per cui un incredibile percorso, nonostante la negazione, insomma, dei termini che sarebbero quelli giusti. E questo anche, come tante di queste donne ci raccontano, anche a causa della mancanza di discussioni illuminate, qualcuna dice.
E poi la domanda che loro si pongono è questa: come facciamo ad essere sbagliate se Dio ci ha creato così? E quindi l'evoluzione che loro fanno dal senso di colpa, dall'essere nominate come affette da un disordine intrinseco, dall'essere definite così, al coming out come liberazione. Anzi, tante di queste donne poi alla fine delle loro testimonianze parlano del coming out come sacramento addirittura. Ecco, questa è una considerazione che mi aveva, di qualcosa che mi aveva tanto colpito. E per cui tante di queste donne, di queste sorelle, lottano durante la loro vita, stanno tuttora lottando durante la loro vita per cambiare questo linguaggio. E mi chiedevo, ecco, questa era una delle domande che avevo per le curatrici, se in Italia esiste qualche gruppo, qualche attività come quelle che vengono menzionate nell'antologia, che sono Dignity e la New Ministry. Quindi vi sento pochissimo. Cristina? Sì, va bene. Ecco, questa era una delle prime domande. Volevo sapere appunto se in Italia esistono associazioni e organizzazioni che combattono per questo cambiamento di rotta rispetto alla comunità queer nelle congregazioni religiose. Non so se vogliamo fare domande e risposta o se continuo con un intervento e poi mettiamo tutto insieme. Allora, Laura, forse siccome non so se tutti quelli che sono intervenuti di fatto l'hanno letto, magari se non è problema che hai poca batteria, non lo so, nel computer, magari ci introduciamo sul libro, anche come diceva Luigi, perché abbiamo tradotto questo, cioè perché questo libro, e intanto rispondiamo alla tua prima domanda. Io ci siamo visti altre volte, l'ultima volta la ricordo in treno, può darsi? Sì, sì, esatto. Sì, sì. Sì, sì, con molto affetto, molte amicizie, diciamo, comuni, quindi mi fa piacere rivederti, anche se so che per vedermi tu devo guardare quella lucetta lì, che invece ti vedrò dietro, ma ti ho visto prima. Allora, intanto anche io ringrazio, buonasera a tutti e a tutti, ringrazio Don Matteo che ci ha invitato qua, il Collegio Mazza, Luigi Turri e tutti quanti, insomma, che siete qua, e nonché la presenza anche di Laura Stefanicin, traduttrice di tre quarti del libro e co-curatrice con me, che non abita a Verona, quindi insomma ha fatto pure la strada. Allora, qual è la storia, dico velocemente, del libro, poi dopo magari parlo per me, perché Laura Schermoncini è invece una grandissima conoscitrice della letteratura LGBT, lesbica, qui era una studiosa di storia americana, è perfettamente bilingue, quindi diciamo lei parla da un altro punto di vista con una competenza notevole, non fa in tempo a ipotizzare un titolo che lei l'ha già letto, che non è il caso mio, ma il mio caso qual è? Il caso è negli anni, ecco, qualcuno appunto ci siamo visti anche in campagne arroventate, quando adesso un po' soffitta, ma c'è stata tutta la campagna no gender, tutte quelle cose così. Diciamo, per me è cresciuta una consapevolezza di un'alleanza che non può venire meno con il mondo LGBTQ. Allora, quando posso, vuoi una cosa, vuoi un'altra, e ho partecipato a una trasmissione online curata da Donne per la Chiesa nell'aprile, 14 aprile del 21, dello scorso anno, e presentavano Love Tenderly, perché e noi abbiamo reso in italiano Nella giustizia e nella tenerezza, ma questo era il titolo originale inglese, Love Tenderly, che dunque aveva questo amore o amare teneramente, quindi nella tenerezza c'era. E ho detto, ma sì, dai, vado a sentire,
questo, con tutte queste cose che abbiamo online, che, beh, io sono rimasta fulminata, perché questo libro è qualche cosa, a mio parere, di toccante, di profondo, di là, d'oltreoceano, diciamo, perché l'esperienza per certe cose è chiaramente americana. Infatti, giustamente Laura chiede se c'è un analogo in Italia. È chiaramente americana per certi aspetti, ma per altri sono cose di casa nostra. E poi ha una tale profondità, una tale spiritualità, che è una tale, non so come dire, una gioia di vivere e anche delle note dolenti, insomma, mi ha veramente conquistato. E in inglese l'ho preso, poi l'ho utilizzato più volte anche per degli incontri, uno che riguardava la pastorale LGBT, il secondo modulo organizzato di questi corsi organizzati da Pino Piva, e altri invece che riguardavano la fede e altre cose, perché è un libro che parla della realtà omosessuale da un punto di vista che molte volte nei discorsi pubblici resta un po' minoritario, cioè dal punto di vista lesbico delle donne, però è anche un discorso sulla fede, è un discorso sulla giustizia, è un discorso sulla vita religiosa consacrata, come vogliamo chiamarla. Quindi, diciamo, sono rimasta molto interessata, l'ho trovato molto bello, e il titolo, una volta letta l'introduzione, si capiva, è la citazione di un versetto di Michea. Cosa chiede il Signore da voi? Che camminiate nella giustizia, che amiate nella tenerezza e un'altra cosa. Quindi il titolo così bello era già nell'originale inglese ed è anche, come dire, parte di un versetto biblico. Passando da questa cruna stretta del lago, dopodiché mi sono resa conto che ci sono altre cose, tra cui appunto un libro uscito proprio per i tipi di Gabrielli, Amori consacrati, testimonianze di suore, frati e preti omosessuali in Italia, che era uscito 2 anni prima. Solo che, questa è un'altra questione forse, è difficile che alcune pubblicazioni escano, non dico dall'armadio, ma escano dalla nicchia del giro stretto della conoscenza. Però a partire da qua poi l'ho ricostruito. L'abbiamo ricostruito, ripeto, Laura dirà poi lei ha una grande conoscenza. E quindi, diciamo, cominciato a pensare che poteva essere bello averlo anche in traduzione italiana, non in contrapposizione, in alleanze moltiplicate o molteplici, averlo in traduzione italiana, anche perché cominciato poi con le colleghe, a maggior ragione, perché è in una collana ospitato dalle edizioni Effatà, in una collana che è il numero 32 del coordinamento delle teologhe italiane. E abbiamo cominciato a pensare e dire, però è successivo, no? È evidente, basta ascoltare i discorsi che girano, c'è, anzi, l'invito a dire tutto, a parlare di tutto. Allora ho detto, ma ci sono anche dei documenti che sono stati fatti, che sono stati inviati, però potrebbe essere una bella cosa pubblicare il libro anche in questo senso. Tra l'altro siamo anche in un mese di maggio importante, ma questo magari lo diremo dopo. Allora, che cosa c'è in Italia? Diciamo, dal punto di vista della vita consacrata, questo non so se c'è stato pubblicato questo libro, oppure di Franco Barbero, quindi la comunità di base di Pinerolo, hanno un laboratorio così. Per quello che so io, in Italia c'è un grande movimento, e tutto quello che viene scritto anche in occasione del sinodo della Chiesa italiana sul mondo LGBTQ, dimostra che c'è tanto desiderio, tanta voglia di spiegare, di prendere la parola, di partecipare. Le esperienze a cui ho partecipato io sono esperienze però, come potrei dire, miste, cioè ci sono persone che sono nella vita consacrata e credenti, soprattutto cattolici, poi c'è molto movimento anche nelle chiese protestanti, soprattutto cattolici, che però senza la distinzione tra chi è
suora e chi non lo è. E c'è un certo lavoro anche delle iniziative che in questo momento hanno come catalizzatore la tenda di Jonathan. Però magari lascerei già subito a Laura di prendere i fili. Anch'io vorrei fare una piccola nota autobiografica in merito all'incontro con questo libro. Io sono arrivata alla fede tardi dopo aver partecipato ai movimenti LGBTQ e femministi come lesbica e civile fin da molto giovane. E ritrovarmi poi nella Chiesa cattolica non riuscivo a trovare uno spazio in cui poter essere me stessa completamente. Questa era un'esperienza molto dolorosa. Assistevo a messe in cui il sacerdote faceva le prediche contro il marxismo, un po' ancora della guerra fredda, e contro il gender, e fare le prediche contro il gender è chiaramente fare le prediche contro le persone e i vissuti e la politica LGBTQ. Nel lockdown, nel primo lockdown, mi capita nella mia ricognizione del mercato editoriale americano e statunitense, scusate, conoscendo anche l'impegno di New Ways Ministry, di cui poi parlerò rispondendo anche a Laura, di imbattermi in questo libro. E le emozioni che ho provato sono state dirompenti, nel senso una presa di parola di consacrate e religiose lesbiche, quindi anche qui il dato specifico femminile che molto spesso è in ombra rispetto a quello maschile, questo purtroppo bisogna continuare a sottolinearlo, una presa di parola che mi dimostrava che era possibile non far collidere ma collimare il lesbismo, l'omosessualità, la transessualità o il queer in generale con la fede e addirittura con l'esperienza consacrata, quindi non quella laica che poteva essere mia, che potevo tranquillamente alzarmi e uscire dalla chiesa se la predica del prete mi stava ferendo o insultando, ma un'esperienza di scelta così radicale di vita alla sequela di Cristo e di Dio, e questo libro ha spalancato in me un futuro di speranza, un presente di speranza. E anch'io ho sentito un bellissimo incontro di Donne per la Chiesa, ho visto quanto queste voci, qui sono 23, ma sono 23 voci che nascono in realtà da un canto corale, che è il canto corale che è New Ways Ministry, che porta avanti. New Ways Ministry è questa associazione che esiste dal 77 negli Stati Uniti, fondata da Suor Jenny Grammy, che ha anche fatto l'applicazione al libro, e padre Nugent, che purtroppo è morto da poco, nel 2012 se non mi sbaglio, e che è una situazione che mira, che ha sempre mirato a creare ponti tra le persone LGBTQ e la Chiesa Cattolica. Non c'è qualcosa di simile in Italia, cioè in Italia è vero che c'è la penna di Jonathan, Cammini di Speranza, Progetto UA, e vi invito ad andare a vedere i siti web di queste importanti situazioni che anche se creano ponti, però in questo caso il lavoro di Paul Nugent e Jeanne Gramming si è focalizzato sin dall'inizio e dal libro emerge tantissimo, uno dei dati che mi piace di più, nell'andare proprio nelle congregazioni e a parlare di sessualità, di lesbismo e di omosessualità, con un intento non provocatorio, non militante nel senso negativo, ma liberante, cioè dare alle congregazioni, alle direttrici spirituali, alle direttrici della vocazione, della formazione, strumenti perché le consacrate lesbiche e queer potessero vivere la propria vocazione nella libertà e nella pace con se stesse. Questo è un dato che nel libro emerge tantissimo. Queste donne, queste consacrate, parlano di lavoro di New Ways Ministry come un'ancora di santità. C'è una cosa simile in Italia? Non credo, da quello che so io. Un'organizzazione che ha il coraggio, nonostante i numerosissimi attacchi che hanno ricevuto Grammy e padre Nugent dalle gerarchie ecclesiastiche prima del pontificato di Francesco, e in Italia non c'è ancora una cosa simile, e io spero che questo libro invece dia la stura, come si dice, perché nasca qualcosa di simile, che entri nelle congregazioni e apra il dibattito su questioni che non sono più edibili, perché non sono questioni teoriche, non sono questioni ideologiche, come alcune frange oltranziste vorrebbero farci credere, sono questioni di vita vera, di vita concreta, ci sono le persone. E questo libro lo dimostra. Non so se ho risposto alla domanda di Laura. Sì, grazie. Grazie.
Vuoi fare qualche altra domanda, Laura? Vuoi continuare? Sì. Collegandomi alla quello che aveva che ha appena detto Laura, l'altra evidentemente, e stavo pensando, leggendo alcune di queste testimonianze. Mi sentite? Sì. Ah, ok. E, che le soggettività queer di queste comunità, appunto, nelle testimonianze dicevano che non hanno avuto delle persone in grado di parlare liberamente della sessualità, e che quindi la liberazione arrivava proprio dal fatto di trovare queste comunità, che è una cosa che succede anche nella comunità LGBT di persone laiche, per cui la lotta, la militanza, il fatto di poter protestare è una cosa che deriva dal fatto di avere una comunità, di unirsi, di protestare insieme, di farlo insieme. E qualcuno parlava appunto di fiaccolate, di protesta, di lettere che venivano inviate al Vaticano per chiedere un riconoscimento della comunità queer e dentro le congregazioni. E questo, insomma, chiaramente è molto simile a quello che succede nella comunità LGBT non consacrata, dove l'associazionismo è il gruppo che rende più forte la comunità. E, scusate che sto leggendo i miei appunti. Un'altra testimonianza che mi aveva molto colpito, quella di Mary Janet Rozzano. Avevo letto che alcune usano il nome vero, alcune usano uno pseudonimo. Mary Janet Rozzano, che parla appunto del coming out come liberazione, e questo lo è per tutti quanti noi della comunità LGBT. Per cui il senso di solitudine e la paura e il senso di colpa facendo il coming out svaniscono. E poi c'è uno spreco di tempo ed energie nel fingere, nel nascondersi. Addirittura Mary Janet parla della fatica di tenere a bada i sintomi, per cui la fatica che si fa nella congregazione a nascondersi, anche per la paura che, vivendo sinceramente, parlando sinceramente, onestamente della propria sessualità, si possa essere cacciate dalla comunità. E fanno spesso un parallelo con quello che succedeva nell'esercito degli Stati Uniti, nella famosa legge del Don't Ask, Don't Tell, per cui in effetti poi nell'esercito migliaia e migliaia di persone che avevano fatto coming out erano state licenziate, e quindi la paura di essere sincere è anche quella di essere poi cacciate dagli ordini. E volevo sapere se, al di là delle testimonianze, che qui mi sembrano tutte insomma molto positive, ci sono storie di sorelle che sono state effettivamente cacciate dalle loro comunità, ma magari anche se abbiamo testimonianze italiane. Dunque, riprendo una delle cose che hai detto, perché anche a me è molto colpito da un punto di vista italiano, quindi provinciale, rispetto al mondo degli Stati Uniti. È vero che parlavamo anche prima, anche nel mondo degli Stati Uniti sono fortissimi contrasti, per cui c'è anche tutto un rigurgito di terapie, come si chiamano quelle, di conversione, cioè delle cose che proprio forse così forte, così contrastate in Italia non so se sono così evidenti, però almeno nel mio sono più sommerse forse in Italia le terapie di conversione, le terapie riparative. È tutto più sommerso in Italia, sì. Ecco, vorrei dire così, perché appunto l'altra cosa, come dicevi tu, questa idea di New Ways Ministry e queste realtà così evidenti
Rispetto a questo, mi ha stupito che circa la metà, appunto, sono 23 storie che sono state raccolte attraverso un lavoro lungo di anni, eccetera. Adesso non ho contato il numero, ma circa la metà sono con lo pseudonimo. A me questo mi ha colpito molto, perché vuol dire che anche persone che hanno fatto un cammino in cui si sono dichiarate, sono uscite dall'armadio, come io riconosco, ho conosciuto da poco, ho imparato da poco la terminologia, sono uscite dall'armadio, si sono dichiarate e accettano di scrivere, quindi si sono implicate molto in questo. Ancora è così forte il discorso di odio, è così forte il deprezzamento che diventa disprezzo, che sentono ancora la necessità, in un contesto così, in un libro così, di uscire con lo pseudonimo. E posso fare un paragone, io non ho dalla mia statistiche, studi, però una cosa posso dirla. Da quando, e appunto sarà soprattutto una decina d'anni, non tanto di più, che mi sono avvicinata al tema, alla questione, e sempre più persone si sono dichiarate con me, ma in circostanze varie. Sono persone che in pochissimi casi sono militanti o dopo anni sono diventate militanti, sono persone che ancora hanno trovato, come si dice anche nel libro, sollievo per dirlo almeno a qualcuno, per dirlo almeno a qualcuno che in qualche modo, dicevano, rompe questa non so come dirlo, questa gabbia, questa pressione. E però altrove e in pubblico addirittura vedo a volte con piacere, ma anche quando facciamo alcune cose a schermo, vedo che timidamente, con coraggio, donne, uomini e indifferentemente in questo caso, di cui so ma che ufficialmente non si sono dichiarati, che entrano in un dibattito pubblico a schermo su queste questioni, il che significa che c'è una pressione molto forte. Dopodiché, se nelle congregazioni, nei seminari, nel clero, perché cioè, stiamo parlando, questa è una realtà femminile, ma evidentemente molto più largo, ci sia questo movimento di, probabilmente sì, ma come dicevi tu, rispetto alle terapie riparative è molto sommerso, e molte volte quando le persone o decidono di uscire o sono invitate a farlo, lo fanno magari accompagnando, le motivazioni sono accompagnate anche da altre connotazioni, per non dire proprio così, non so. Direi che il fare coming out, uscire allo scoperto, uscire fuori dall'armadio, coming out, la coming out of the closet, che è una questione idiomatica, che uscire fuori dall'armadio, ma dichiarare direttamente la propria non eterosessualità. Non dimentichiamo che le persone eterosessuali non hanno bisogno di fare coming out, perché ne dicono alcuni, altrimenti perché il mondo è un mondo costruito sull'eterosessualità presunta e presupposta. Adrienne Rich, questa celestica, parla di eterosessualità obbligatoria addirittura, no? E per ricollegarmi a quello che ha detto Laura, mettendo in parallelo queste esperienze nella specificità della vita consacrata, quelle invece della comunità laica LGBTQ, traducendo, chi traduce e mette sempre in gioco anche se stessa, è inevitabile. E mi interrogavo molto, no, sulla differenza tra la loro esperienza e la mia scoperta del lesbismo e la ricerca di un movimento che potesse sostenermi nel coming out, che potesse aiutarmi a trovare parole. Tu prima, Laura, hai parlato dell'evoluzione del linguaggio di queste autrici. È qualcosa che fai nella comunità, che è una nicchia che rompe il monologo eterosessuale, dà finalmente delle parole positive e la sicurezza di poter essere visibile. Queste donne, protette molte dallo pseudonimo, come ha detto Cristina, più della metà,
molte raccontano che non avevano coinquilini attorno a loro, si sentivano sole. Il coming out l'hanno fatto quasi bisbigliando alle proprie direttrici spirituali senza sapere quale sarebbe stato però il risultato, no? Fare coming out nella comunità, sai che sarai accolta, fare coming out in una congregazione con la tua direttrice spirituale non sai cosa accadrà. È un gesto di un incredibile coraggio, mentre le leggevo, te lo dicevo, ho provato una profonda ammirazione per queste donne e penso sia legato, purtroppo Cristina mi dice sempre di lasciare stare il magistero, ma io non voglio farlo, perché ce l'ho, secondo me è una battaglia che dobbiamo fare. Sì, io dico lasciare stare per non dare troppa importanza. Ma, prego, vai. No, hai perfettamente ragione, perché il magistero e non è la Chiesa è il popolo di Dio, siamo noi, siamo anche noi, però indubbiamente, come dice Andrea Grillo, con delle parole meravigliose nell'ultimo suo libro Cattolicesimo e omosessualità, c'è cioè una dottrina di sesso, una dottrina della sessualità cattolica che ancora usa categorie ottocentesche, che sono state poi rafforzate purtroppo sotto Giovanni Paolo II e anche sotto Ratzinger, che giudicano l'omosessualità come totalmente come un male in sé, la categoria del male intrinseco, no? Dell'intrinseco malum. Quindi di fronte a questo insegnamento specifico sulle omosessualità, queste donne come potevano trovare, senza contatti con la comunità LGBT laica, come potevano trovare un linguaggio positivo? Da parte loro, e nel libro emerge, e tantissimo, e Laura giustamente l'ho sottolineato, è una lotta interiore con se stesse e con un linguaggio imposto non solo da una società eterosessista, ma da una chiesa profondamente omofoba e, come dice giustamente Andrea Grillo, che ha una responsabilità di linguaggio, il magistero ha una responsabilità rispetto alla discriminazione dell'omosessualità, che è prima di tutto linguistica, perché definisce intrinsecamente disordinati e oggettivamente amorali, insomma, è significativo. E quindi queste donne, nonostante ciò, sono riuscite ad autonominarsi come lesbiche o come queer, a trovare dentro di sé il coraggio di scalfire questo monologo eterosessuale e eterosessista nelle congregazioni religiose. Indubbiamente c'è lo zampino di New Age Ministry, di Suor Granny, che è di Padre Nugent, però Laura ha giustamente sottolineato questo percorso di linguaggio e questa necessità di una comunità. Molte di queste autrici raccontano come, senza aspettarselo, quando hanno fatto coming out hanno trovato sostegno, accoglienza e approvazione, e appunto una parla del ministero, cioè del coming out come già in sé un ministero, cioè facendo coming out lei aiutava le altre sorelle o a fare coming out anche loro, o le sorelle eterosessuali a interrogarsi sulla diversità sessuale e quindi a creare una cultura che scalfisce secoli, se non millenni, di valutazione negativa dell'omosessualità. Quindi queste storie personali sono sì vissuti personali, ma sono anche profondamente politiche, secondo me. Nel frattempo anche il nostro gatto sta partecipando alla... Ogni tanto fa una comparsata davanti al monitor, scusate. Sì, e infatti una delle osservazioni che ho letto spesso in tante di queste storie è come è possibile che Dio ci chieda di amare, di essere capaci di amare, e come può non desiderare che viviamo in onestà e con sincerità tutte le relazioni, anche le amicizie. Com'è possibile, vivendo in maniera onesta e coerente il nostro sacramento, la nostra chiamata, come può essere che ci chieda di essere disoneste o mettere dei limiti all'amore che noi proviamo per le sorelle, per le compagne di viaggio nella loro vita. Insomma, la risposta che tante di queste donne si danno è: infatti non ce lo chiede di essere disoneste, perché è impossibile mettere dei limiti all'amore che si prova, non sarebbe un amore completo.
e la sessualità come vista come qualcosa di sbagliato e basta, in effetti è un limite che forse deriva da appunto secoli di linguaggio che nega il fatto che anche le persone consacrate abbiano un corpo, dei sentimenti e dei desideri sessuali. Una delle testimonianze, questo è uno pseudonimo della sorella, di sorella Francesca, infatti è la sua deduzione, che dice la castità a vita è irrealistica. Questo è quello che lei ha capito negli anni. E poi dice: non sarei del tutto umana, e sarebbe una vita malsana, non sarei del tutto umana se non esprimessi quello che provo anche fisicamente. Lei però usa un pseudonimo perché si rende conto che comunque esprimere l'amore anche da un punto di vista fisico viene comunque ritenuto sbagliato dalla sua comunità di appartenenza. E quello che spesso accade a queste donne quando provano a fare coming out, ed è quello che spesso accade anche nella comunità LGBT, nella comunità queer non consacrata, è di andare a parlare con il prete. E spesso, se il prete, la superiore alla quale ci rivolgiamo, non è una persona particolarmente appunto illuminata, la risposta che noi abbiamo è: va bene, allora hai sbagliato, andrai all'inferno, che è quello che succede anche a tanti e a tante di noi nella comunità queer quando ci rivolgiamo alla chiesa, insomma alla parrocchia da cui proveniamo, perché tante di noi arrivano comunque da una cultura cattolica, insomma da una cultura cattolica, quindi la prima persona alla quale ci rivolgiamo spesso è il prete della comunità, che non è preparato a consigliarci e a dirci qualcosa di più consolante di andrei all'inferno. E quello che mi ha colpito di queste testimonianze è anche che in effetti c'è una conferenza, la Conference for Catholics Lesbians. Volevo sapere se, che è un gruppo appunto statunitense. Si è perso. Laura, si è spento l'audio? Si è spento proprio tutto? Forse è spento perché è andata via prima l'audio. Ho visto che si accendeva. È più bello. Nel frattempo avrei una domanda. Sì, dai. A me ha colpito tantissimo l'umanità di questi racconti, proprio la crescita in autenticità da parte di queste suore. Un aspetto ho trovato poco, forse, anche la rabbia, direi. Cioè, nel senso, di fronte a certe frasi, a certi lessici, quanto, come integrare rabbia e tenerezza, rabbia, compassione, sguardo positivo al futuro, ma anche quella parse d'instruence rispetto al passato. Io posso rispondere? Sentite? Stiamo perso un attimo la connessione. No, mi sentite? Sì. Sentiamo. Nel frattempo ho fatto una domanda a Don Matteo. Se vuoi finire di dire quello che stavi dicendo, così poi possono rispondere a entrambe. No, sto parlando solo io, continuate. No, è perché caduta la linea che sta rifinendo. Quindi se vuoi finire... Ma non avete sentito la fine? No.
perché si è mutato un attimo prima di che lei. Sono arrivata all'inferno. Esatto. Ah, ok. Ah, okay. Sì, stavo dicendo che a tante di noi è capitato, insomma, di non avere consigli particolarmente rincuoranti quando abbiamo avuto modo di parlare con il prete di riferimento, insomma, della parrocchia. E poi volevo sapere se in Italia c'è qualcosa di simile a questa CCL, che è la Conference for Catholics Lesbians. Ecco, solo questo. Sì, poi dopo. Sì. E nel frattempo, poi dopo, quando Laura va avanti, iniziando a rispondere a Matteo, così senti anche la domanda che mi ha fatto Don Matteo. Allora, sulla associazione, parto dal fondo, sull'associazione io non, che sappia io, no. Poi magari, cioè, come ti dicevo, trovo che esistono diverse realtà, fra cui, ad esempio, è stato attivato un percorso aperto non soltanto di associazioni a cui abbiamo partecipato in diversi, tra cui appunto anche noi due insieme, e Riprendiamoci la Parola, che è attivato da Tenda di Jonathan, Coordinamento delle Teologhe Italiane, Associazione RUA, quindi diversi cartelli su diverse questioni, proprio attorno a alcuni dei nodi, ma biblici in particolare, a cui ti riferisci tu. Nel senso che su invito di Laura Scarmoncin, ma poi abbiamo aderito appunto in tanti, abbiamo avuto tantissimi iscritti, qualcuno anche a schermo l'ho visto prima, l'idea di ripercorrere i testi biblici, perché esistono in una percentuale piccolissima rispetto al coacervo, alla grandezza di passi, dalla complessità del testo biblico, alcuni testi che sono stati definiti testi del massacro, analogamente ai cosiddetti testi del terrore, quelli dove c'è il levita che uccide e fa a pezzi la concubina, cioè i testi di violenza sulle donne, che sono pochissimi, sono molto duri, a volte si possono aprire, restano spesso duri, ma sono quelli che vengono usati, causa anche cattiva formazione, come dicevi tu, vengono usati come una clava per non rispondere molte volte a sé, perché molte volte, come è chiaro, i discorsi di odio e omofobici rispondono a un'omofobia introiettata e molte volte probabilmente anche a un orientamento personale che può anche essere omosessuale, ma che, conculcato da odio e da violenza, non trova altra parola che di riprodurre un discorso aggressivo. Allora, diciamo, ci sono questi testi, ci sono una serie di molti altri passi, un'ispirazione generale del testo biblico che invece è liberante se riletto alla luce, una luce diversa da quella dell'eterosessualità obbligatoria, così come per quello che riguarda i passi che riguardano le donne e gli uomini. Non è che solo dove c'è scritto donne, dove ci sono i testi che riguardano tutti, riguardano gli uomini, riguardano anche le donne. E lo stesso in questo senso per quello che riguarda un paradigma etero-omosessuale. Quindi voglio dire, esistono delle realtà, diverse associazioni, anche all'interno del mondo cattolico, non soltanto questo, in alleanza con altre chiese e anche col mondo laico, che io di specifiche attorno alla vita religiosa consacrata non ne conosco, però, come già veniva fuori, queste 23 narrazioni in realtà sono molto più larghe, sia perché le persone che le hanno raccontate hanno, come dire, sono state nella vita consacrata, sono state un po' fuori, sono rientrate, diciamo, in varie modalità, e sia perché la loro esperienza in realtà parla poi a tutte e a tutti. E inizio solo una parte e lascio a Laura rispondere più puntualmente alla domanda di Don Matteo, ma una cosa che a me ha colpito in questo caso, mi ha lasciato, come dire, un piccolo dubbio,
un piccolo limite del libro è che per arrivare a questa forma della pubblicazione c'è una griglia di domande. Quando ti sei accorta del tuo orientamento omosessuale, perché sei entrata in questa congregazione, per quale motivi rimani, insomma una griglia di un certo numero di domande. Alcune delle narrazioni, quelle più creative, più libere, sono come dei racconti, ma molte altre si vede proprio che le riparte, che cioè ci manca la domanda, ma stanno rispondendo alla domanda. E non so se dipende anche dalla griglia delle domande, ma quello che mi ha colpito è che poi alla fine c'è anche troppo un lieto fine. Cioè ci sono anche storie estremamente drammatiche, però poi tutti dicono: qua queste comunità in cui vivo io sono il massimo della vita, se non fosse che ho avuto difficoltà per dichiararmi come lesbica, sono il massimo della vita. Ora, per la mia esperienza, sia pure dall'esterno, ci sono anche tante altre questioni nelle comunità che non sono sempre tutte a lieto fine. Per me mi ha colpito come l'assenza di altri discorsi, ad esempio di situazioni in cui l'obbedienza viene fatta prevalere in forma rigida, cose così. Ma vuol dire che la domanda è sua? Sì, cioè rispondo, c'è anche la domanda. È quella di Don Matteo, è vero che manca, è una grande bellissima una tenerezza, e queste sono le parole che Cristina usa nell'introduzione. C'è tenerezza e c'è pudore, queste storie, pudore in questo senso è ampio, mentre venendo anch'io da quei movimenti LGBTQ e femministi, e la rabbia è addirittura riletta in senso positivo come motore della liberazione di sé e della poi liberazione dell'azione politica. Mi sono imbattuta poco tempo fa in un saggio di Benedetto Saraceno, che è della Casa della Carità di Milano, e parla di conflitto mite. Dice che in questi tempi in cui sembra che l'aggressività domini il dibattito pubblico, quindi il contraddittorio più democratico, abbiamo necessità di riportare la bontà, che è una parola che abbiamo relegato all'infanzia, riportare la bontà nel conflitto. Non sono simoli, la vita stessa di Gesù ce lo dimostra, era un mite ma certo non sottomesso e che taceva di fronte all'ingiustizia. E secondo me queste sorelle sono d'accordo con l'appunto di Cristina, c'è un po' troppo una patina di lieto fine, non emergono dei nodi, ma forse non era questa la direzione che le domande hanno dato, non era questo il senso del libro, portare a galla nodi che da altre fonti sappiamo esistono nelle congregazioni, abusi di potere, abusi spirituali, abusi psicologici e anche peggio. Però indubbiamente quello che mi è piaciuto e che ha segnato una distanza tra il mio vissuto e quello di queste donne, che per forza si intreccia quando le traduci, è che manca, come hai detto tu, la rabbia, ma non manca il conflitto mite, perché queste donne contestano le responsabili delle congregazioni, contestano il Magistero, contestano la Chiesa, ma lo fanno con mitezza. Quindi portano la bontà e la mitezza nel conflitto, e credo che sia una lezione per tutte e tutte noi, specialmente oggigiorno, in cui l'aggressività pare prevalere ovunque. Quindi sì, manca la rabbia, ma è un dato positivo. Dato positivo. Mentre per rispondere a Laura, sul fatto che molto spesso il clero, che parlavi di preti, no? Che ci si rivolge il clero, non è preparato ad affrontare le questioni che per brevità definiamo LGBTQ+, mi viene da fare un appunto che ritengo molto importante. C'è stato quello che in inglese si chiama backlash, che è traducibile con contrattacco, a un'evoluzione sociale, politica, giuridica, culturale, che era anche linguistica, che comincia dagli anni 70, che porta a quella che Eric Hassan, che è uno studioso francese, chiama la democrazia sessuale, no? Quindi le questioni di giustizia sessuale entrano nel dibattito pubblico, cambia il sistema giuridico, eccetera. Questo backlash, questo contrattacco a questa spinta liberatoria e di giustizia, il Vaticano usa uno zampino, e i risultati purtroppo li abbiamo visti molto forti in Francia e in Italia,
con il cosiddetto movimento anti-gender, questo spauracchio della teoria del gender che è un sintagma fantoccio per impedire qualsiasi aggiornamento culturale oltre che giuridico rispetto a questi argomenti. E quindi immagino che l'attacco agli studi di genere e sulla sessualità, l'attacco ai movimenti LGBTQ e femministi che abbiamo visto nell'ultimo decennio con questa fantomatica teoria gender, questo gender che distruggerebbe l'antropologia umana, eccetera, è uno dei motivi per cui ancora oggigiorno gran parte del clero non è preparato ad affrontare queste questioni. E sicuramente è un punto su cui dobbiamo agire, come l'ha chiesto Don Matteo, ha dato lo spunto Don Matteo con un conflitto mite, sicuramente non con l'aggressività e la rabbia, ma con invece il dialogo. Ecco. Posso raccontare un aneddoto, lo sarà anche Laura, su questa cosa della preparazione del clero, dei preti? A volte non sono preparati. Il problema in quei casi è che, chiamiamoli fedeli, chi non vuole sentire, non vuole sentire. A una conferenza fatta qui a Verona, perché il movimento No Gender è sostanzialmente nato qua a Verona, con una famosa conferenza in Gran Guardia, a posare la traccia dal comune, dei ragazzi hanno organizzato una conferenza in cui avevano invitato, diciamo, due parti, un prete e un laico a parlare di questioni varie, eccetera. Il comune ha imposto, che fu proprio patrocinava l'evento, ha imposto che ci fosse anche Amato. Quando il prete ha parlato, ha raccontato, adesso non mi ricordo cosa, qualcuno, il moderatore, che era uno, ha chiesto: ma non potevate chiamare un prete cattolico? Non era uno qualsiasi. Quindi, ecco. Quindi spesso, quando uno è preparato, ha l'attacco, diciamo, da fuori, anche perché questa cosa della rabbia adesso è molto presente nel movimento gender, c'è proprio una ferocia verso l'altro. È un movimento molto aggressivo. Sì, e che il dibattito sul DDL Zan, abbiamo visto, ha riportato la violenza nel dibattito pubblico, esatto. E ha dato forza a questa. È purtroppo un cattolicesimo identitario, e come chiunque assume una fede, un'ideologia in maniera identitaria, quando si sente minacciato, reagisce con violenza, perché è se stesso la propria identità. C'è una domanda da casa. Sì, sorella Alessandra. Da casa, da remoto. Sì, buonasera a tutti, a Cristina in particolare il mio saluto. Ciao Cristina, grazie che mi avevi segnalato questa serata. Mentre parlate, ammetto che non ho neanche ordinato il libro, ma lo farò. Però mi sentite? Sì. Allora, stavo dicendo, ammetto che non ho ancora comprato il libro, quindi non ho letto nulla, solo che mentre stasera parlate mi è riecheggiato il ricordo di un altro libro, secondo me molto audace, letto anni fa, di Anna Deodato, intitolato Vorrei risorgere dalle mie ferite. Donne consacrate e abusi sessuali. E, ecco, io ricordo che questo libro mi era stato segnalato in ambito della scuola di counselor che stavo facendo, quindi in un ambito assolutamente laico, e piano piano ho cominciato a chiedere se nel mio ambiente questo libro era girato, e non lo conosceva quasi nessuno. Ecco, mi domando che ricaduta possa avere nell'ambito della vita religiosa, per esempio, un libro come quello che state presentando voi questa sera. Perché uno dei rischi che sento è sempre che i mondi non si incrocino molto, cosa che io nel mio piccolo cerco in tutti i modi di non ghettizzare, non faccio gli incontri, non so, per chi è di un partito, di un altro, ma di incrociarci. Ecco, voi pensate che un libro come il vostro possa entrare, per esempio, nei conventi, possa entrare nella formazione
di chi sceglie una vita celibataria possa entrare negli ambiti dei gruppi vocazionali giovani. Ecco, non so se io non ho idea chi c'è in presenza, mi salvo stando a casa online, però so che Cristina mi conosce bene e sento che questo è molto audace quello che avete tradotto. Ritengo che se però non circola un libro così in ambienti di vita religiosa sarà ancora l'ennesima pubblicazione un po' elitaria, non so come dire, per gli addetti ai lavori, per chi, ma che non ha una ricaduta vera, strutturale, perché mi colpiva quello che diceva, e dopo chiudo, Laura, in riferimento alla responsabilità linguistica. Ecco, io non credo solo che c'è un problema linguistico, c'è proprio un problema strutturale che fa fatica, in particolar modo nella vita religiosa femminile. Io sono stata 19 anni in una congregazione classica e da 12 ho un'approvazione diocesana, pur mantenendo una vita appunto celibataria, ma per me è proprio qualcosa di strutturale che fatica a cambiare. Quindi la domanda è: credete che un libro come il vostro possa trovare spazio nei nostri ambienti? Non so, Alessandra, l'ambiente qui, tu non vedi Laura, è un po' misto, diciamo. Quanto basta per poter dire che ci sono anche delle suore, poi dopo... Sono contenta, ok. Se era questa la domanda. Sì. Ok. Però ecco, adesso inquadrare. Però... io sai cosa penso, ma intanto non vale solo, come sai, le cose di solito che pubblichiamo noi intendo il gruppetto delle teologhe o così, non hanno una grande diffusione. Di questo non lo so, io penso che intanto il fatto che sia stato accolto senza battere ciglia in un editore cattolico. Adesso sono fuori questi di Efatà, sono fuori, sono giorni alla Fiera del Libro con Genitori Fortunati, che è un altro lavoro interessante, un'altra operazione interessante che sta avvenendo in Italia ed è alla presa di parola di genitori rispetto ai propri figli, figlie che si sono dichiarati omosessuali e che spesso hanno anche delle felici rapporti di coppia con rispettivamente con due coppie di due uomini, due donne. Ed è molto interessante perché, come sai e come sa chi è del mondo cattolico, una delle parole tabù quasi quanto sesso nel mondo cattolico è rivendicare, cioè la parola rivendicare pare che sia vista come la... il fatto di persone come in quel caso genitori che parlano per i propri figli. Io vedo che nei vari luoghi dove è stato portato ha creato un discorso molto più largo delle persone che parlano per sé. Però io posso dire questo: non so che ricaduta avrà nelle congregazioni. So però che con alcune persone con cui ho parlato, ho avuto occasioni, sai che ne incontro diverse, ha suscitato tanto interesse, tanto, tanto, tanto. Magari non sono sicura che queste persone che mi hanno detto ma dai, ma che bello, ma lo voglio leggere, non sono sicura che poi potranno portare il discorso nella propria congregazione oppure potranno... come dire, organizzare, come ha fatto qua a Mazza, un incontro pubblico. Però che c'è interesse sì. E d'altra parte, quella incapacità di riflettere pacatamente sulle questioni, perché uno dei punti è uscito da più parti nel libro, è proprio che, pur essendo l'esperienza, possiamo dire, particolare, perché sono solo suore americane lesbiche, parla per tutte, per tutti, perché
tutti abbiamo delle cose di cui non vogliamo parlare, abbiamo degli spazi di noi, abbiamo un discorso che fa fatica, che ha gioia e sofferenza e che non riesce a venire a parola. Allora, più cresce questa presa di parola, appunto, questo esporsi e l'esposizione di uno, crea un'onda positiva di uno spazio di libertà, come se tu in un affare tutto compresso fai entrare una bolla d'aria, una bolla di respiro. Io sono convinta che queste bolle esistono e possono dare respiro anche ad altre persone. Non lo so, ripeto, se nelle congregazioni, in termini di formazione, se nei seminari o nelle, ma questo è femminile soprattutto, ma appunto se nelle congregazioni possa entrare nei percorsi di formazione, però se entrasse anche nella vita, diciamo così, di chi vuol pensare, dei formatori, formatrici e dei teologi e teologhe, sarebbe già perlomeno l'occasione di prendere con più serietà e con più pacatezza e delle volte, diciamolo, anche con un pelo più di coraggio, perché sinceramente è vero che è nato qui o si è sviluppato qui in maniera molto forte, perché non era solo a Verona, però in maniera, c'è stato un sistema anti-gender molto forte, molto accanito. Però io conosco anche tante persone che non la pensavano assolutamente in quella maniera aggressiva. Però ho anche partecipato a degli incontri arroventati in cui poi tre quarti mi hanno detto: ma noi eravamo d'accordo con voi, ma non hanno aperto bocca, ma neanche. E allora, su questa mancanza di coraggio, su questa scarsa libertà di parola, su questo credo, come anche sul resto, ma anche su questo credo che nel mondo cattolico abbiamo una grandissima responsabilità. Questa forma di autocensura, di non mi intrigo, di ma no, ma sì, va bene, si sa che è così, ma meglio non dirlo. Questo credo che sia una cosa che va smontata. E credo che anche una pubblicazione così, un piccolo giro, come il nostro corso Riprendiamoci la parola, possa averlo, non so cosa. Io a volte sono una pessimista inguaribile. E c'è da dire, come sta dicendo Cristina, cioè come ha appena detto Cristina, che non è facile prendere posizione all'interno della Chiesa Cattolica, perché la cultura del silenzio di cui parlano le 23 autrici, per non chiedere questa norma, per non chiedere non dire, no? Sei lesbica, sei omosessuale, va bene, lo sappiamo, ma l'importante è che non lo dici. Anche il libro Sodoma di Muriel, tradotto da Feltrinelli, che purtroppo è un libro provviginoso, ma non è giusto per quello, però va letto, che è un'indagine sull'omosessualità all'interno della Curia Romana, dimostra proprio come va bene che tu abbia anche relazioni da sacerdote, l'importante è che non lo dici e che non fai militanza. Quindi c'è un'imposizione addirittura ipocrita che si aggiunge a una cultura del silenzio, e non dimentichiamo, a metodi anche vessatori e persecutori. C'è un altro bellissimo libro dei Discepoli della Verità che si intitola I Triangoli Rosa di Benedetto XVI, è quasi ormai introvabile, che dimostra come qualsiasi persona all'interno della Chiesa Cattolica, dal teologo al sacerdote, alla consacrata, nel passato, in particolare con Giovanni Paolo II, abbia tentato di prendere parola a favore dell'omosessualità, mettendo in discussione la tradizione e la lettura delle scritture, mettendo in discussione il magistero, sia stata letteralmente perseguitata, inquisita e perseguitata. Quindi io sono pessimista in questo senso, spero, sarei felicissima di sbagliarmi, ma comprendo, come comprendo la difficoltà di fare coming out di qualsiasi persona LGBT, lo dobbiamo dimenticare, ha un prezzo fare coming out, e non tutte le persone LGBTQ vogliono farlo, che sia nel mondo mondano o che sia nella chiesa, dove è ancora peggio, perché costa e non possiamo accusare queste persone, liquidare la loro paura di essere visibili o di aprire il dibattito in favore di una consorella, di un fratello, di un frate, come ipocrisia, vigliaccheria. Noi non possiamo comportarci così, dobbiamo essere empatici e comprensive e
dobbiamo fare cose come questo, come il Coordinamento Teologo Italiano ha trovato il coraggio di sostenere questo libro anche economicamente. Cristina ci sta mettendo la faccia, e cioè nel senso, dobbiamo, sono queste piccole azioni che portano a rompere il silenzio, ma non dobbiamo dimenticare che questa cultura del silenzio imposta è molto forte e anche vessatoria, persecutoria. Un dato particolare, ad esempio, è ancora valido il fatto che per insegnare negli istituti religiosi si debba aderire all'omosessualità, questo problema a firma di Benedetto XVI dell'86, cioè è questa lettera ai vescovi dove il magistero specifica la comprensione, anzi sistematizza la comprensione dell'omosessualità come male intrinseco, e le persone per lavorare negli istituti religiosi dei pontifici a tutt'oggi devono dire di essere d'accordo. Quindi siamo di fronte, come diceva bene dall'intervento, scusami, ho dimenticato il tuo nome, Alessandra, grazie. Cioè, grazie, è proprio una struttura tentacolare che tenta di mettere a tacere queste voci. Quindi ribadisco il mio pessimismo. E tuttavia. No, è vero, anche perché, cioè, in quello che dici e nelle storie o nelle vicende che mentre parliamo tutte sicuramente pensiamo a noi stessi oppure a un amico o un'amica, e ci sono dei bilanci molto pesanti, perché una situazione di disprezzo o la pseudo, diciamo, ma fortissima costrizione al silenzio crea veramente un disagio, una difficoltà, per cui diciamo il pessimismo ci sta nella dimensione tragica, drammatica. È anche vero che il mondo cattolico, per rimanere appunto la Chiesa cattolica, è un mondo molto complicato, perché ha tanti livelli, ha tanti rivoli, ha tante forme, e per cui è anche vero che ci sono dei luoghi, come questo che stiamo realizzando adesso, come questi che hanno aderito al cartello Riprendiamoci la parola, che sono anche in questo momento in forte espansione rispetto, per quello che posso dire io, appunto non studiando in maniera particolare la cosa, ma proprio come esperienza di incontri, di parola, di cose scambiate, nel giro in 10 anni sono aumentati tantissimo a livello di reti, come dire, che riguardano una pastorale anche di parrocchia, che riguardano la possibilità di parlare del discorso nelle facoltà teologiche, delle cose così. Quindi da una parte vedo che c'è anche un certo movimento, una certa presa di parola e degli spazi che permettono almeno a Kent Brate invece di respirare, no? Come, è anche vero che anche la tremenda macchina di cui giustamente parli del magistero cattolico in realtà ha un livello, cioè un sistema di diversi livelli di cogenza e uno svolgimento nel tempo che non è tutto lineare. Non ovunque il sì, cioè diciamo carta vince, carta perde, anche in senso positivo, non ovunque c'è una pressione, il giuramento, le cose, c'è più libertà di quella che si potrebbe vedere se si guardano solo i documenti. Nello stesso tempo, allora la lancio solo lì, poi sentiamo l'altra domanda che vedo una mano alzata, nello stesso tempo c'è anche nell'ultimo pontificato una situazione particolare, una situazione particolare che vede, a me sembra come quando si vedono delle stoffe di diverso, come quella del Vangelo, un po' nuova, un po' vecchia, c'è qualcosa che tira, qualcosa che va di qua, qualcosa che sviso si rompe, eccetera, perché si passa da levare il testo di Sojourner Gremick dal sito del sinodo, dove si può dire qualsiasi cosa, si dice via il testo, il giorno dopo Papa Francesco la loda e chiede scusa, cosa molto difficile, si chiede agli altri, ma in ambito cattolico è molto difficile chiedere scusa, quindi diciamo un po' misto, ecco. Sì, posso, scusate, c'è una precisazione
da casa, Silvia Zanconato. Volevo sapere se vuole farla, se vuole parlare un attimo, perché adesso vedrete così non... Sì, ciao Cristina. Ciao Silvia. Eccoci. No, niente, era sull'onda lunga appunto della discussione dei documenti magisteriali, ma insomma in un qualche modo ci eri già arrivata adesso facendo presente la situazione è molto complessa, a volte si ha la sensazione dei passi in avanti, poi dei passi indietro, come a tenere una situazione insomma che si sa in evoluzione, ma che deve... in un qualche modo essere comunque ricondotta dentro dei confini ben precisi, e mi permettevo di scrivere, di ricordare un documento del 2005 che non riguarda la vita consacrata, ma riguarda il discernimento per i candidati al sacerdozio, che parla esplicitamente dell'attenzione particolare che bisogna porre verso quei candidati che presentino profonde e radicate tendenze omosessuali, e se così è, se viene nel discernimento appurato questo, vengono esclusi dal sacerdozio. È una parola molto chiara che però rientra nella complessità di cui stiamo parlando, e tuttavia sono parole che vengono non solo dette ma scritte, ecco, solo questo, ecco. Sì, sì, però di fatto il risultato visto all'arrivo è che questa norma è larga, questa norma poi appunto è un documento intermedio, non è di alto livello, adesso è come, non so se quelli che studiano scienze giuridiche, come la teoria delle fonti, non hanno tutte lo stesso livello, uno statuto regionale e la Costituzione della Repubblica Italiana, così diversi livelli di documenti, no? Però ad esempio Stefano Guarinelli, che è del seminario arcivescovile di Milano, ha scritto invece un libro, Omosessualità e Sacerdozio, di ben altro impianto, perché è come se fosse un cantiere sempre in movimento. Diciamo che rispetto a quello che non nella mens, come dire, inquisitoriale o di, peggio ancora, di doppia morale che a volte si può instaurare quel documento, ma quello che forse potrei, come dire, eliminando la mensa ma tenendo l'attenzione, sarebbe il fatto che può essere capitato più in passato, forse che adesso che il mondo è molto, molto misto e comunque i seminari sinceramente sono quasi vuoti, però altre volte può essere passato una scelta in una comunità di persone dello stesso sesso non nella libertà della propria identità o anche per il piacere, se sei omosessuale, di starci insieme, ma quasi come armadio nell'armadio, come dire fuori non c'è spazio per me, allora mi chiudo qua. Allora da questo punto di vista forse un'attenzione nel discernimento che non sia come una volta poteva essere, non so, vado prete per mangiare perché o per studiare o ecco, cioè ovviamente adesso sono cose banali, da questo punto di vista credo che un discernimento, certo non inquisitoriale, possa essere anche opportuno da questo punto di vista. Poi adesso ormai è residuale, non lo so. Io ho una domanda molto banale, una domanda e una risonanza che volevo portare. La domanda è questa: queste congregazioni a cui appartengono queste suore sono di varie tipologie, sono tutte cattoliche? Quello volevo capire, se si poteva sapere quali sono queste congregazioni. La risonanza invece è una cosa un po' più così, che vuole essere un monito a una forma positiva, a una speranza. Io faccio parte di un gruppo di omosessuali credenti di Padova, anche se sono di Verona, e ho fatto parte da 20 anni fa, poi sono il punto lasciato, poi sono tornato, insomma ho avuto un percorso abbastanza accidentato. Però notavo questo, come sia importante questo che avete fatto voi, cioè di far conoscere
e farsi conoscere. Poi a Padova abbiamo fatto questa, aiutati anche da un sacerdote che ci guida e direi con la collaborazione del vescovo stesso che è venuto anche a incontrarci. Abbiamo avuto in questi anni degli incontri in cui siamo presentati a suore, a preti, a chi voleva conoscerci, insomma. La scoperta è quella che appunto non si conosce la vita omosessuale, cioè che moltissimi preti non la conoscono, non sanno, non hanno preparazione. Per cui c'era questa grande curiosità da parte loro di farci domande. Però questo è stato una pietra lanciata che ha avuto delle risonanze ulteriori, perché proprio il 26-27 gennaio mi è capitato di andare a presentarmi, farmi conoscere io, omosessuale credente, le congreghe di Padova, le chiamano così, insomma, la parola di conserve, perché proprio era nata da quelle parte dei sacerdoti la volontà di desiderio di conoscere qualcuno che fosse omosessuale ma anche credente. E questo non è un meccanismo assolutamente importante, per cui davvero quello che dicevate voi, cioè di mettersi in gioco, di farsi conoscere, è fondamentale, perché io credo che l'esperienza precede la teologia, assolutamente. La teologia viene dietro, viene dopo. Se l'esperienza si lancia, si fa conoscere, la teologia poi può cambiare, il Magistero cambia, sono d'accordissimo con Laura, ma la Chiesa siamo noi. E ce l'ha detto il Vescovo di Padova, quando ci è venuto a incontrarci a Padova. Un'altra cosa che volevo dire, quando si parlava appunto di movimenti, eccetera, io ricordo una cosa molto bella 20 anni fa, tentata qui nella Destroide omofoba Verona, di cui per carità pochissime cose positive riescono a nascere. Ricordo un amico prete, tuttora chiaramente esiliato sul lago di Garda, aveva creato nel 2000 un gruppo di preti omosessuali. E ricordo che ho partecipato a questo gruppo e c'erano preti omosessuali da Como, da Milano, ma un bel gruppo di una ventina, che si ricordo una volta si erano trovati appunto a Verona e erano andato anche a mangiare la pizza con loro. Ma un bel gruppo, chiaramente l'allora vescovo, non so se Carraro chi fosse, l'ha subito chiaramente stigmatizzato e la cosa ha dovuto essere immediatamente sciolta. Però sempre in questa positività che voglio portare, c'è da dire questo, che quest'anno per la prima volta anche a Verona ci sarà una veglia per le vittime della mutrasfobia. Chiaramente nessuno in chiesa ci ha voluto, abbiamo oggi il nostro sacerdote che ci ha, insomma, ha bussato varie chiese, ma nessuno ci ha voluto. Saremo il 19 maggio in una sede, adesso non mi ricordo più la sede, comunque è un'associazione che ci ospita, però in piccolo... Scusami, non ho sentito bene, hai detto che nessuna chiesa vi ha voluto, intendi nessuna parrocchia? Nessuna parrocchia ci ha voluto, esattamente. Però siamo riusciti comunque, in pochi, a trovare una sede in Corso Milano. Adesso non so bene la sede qual è, perché è notizia di pochi giorni. E lì riusciremo a fare questa veglia, insomma, che a Padova ha una tradizione, a Vicenza anche, a spostare anche le altre città. Anche qui si riesce a fare qualcosa. Un'ultima cosa che mi spinge a essere positivo, e poi davvero mi taccio, è questa. Si è nominato prima di Ele Zan, è vero. Lì c'è stato un coacervo di battaglie, eccetera. E anche lì però è stato utile che ci sia state queste battaglie, perché a me è capitato proprio durante una predica, una messa, io vado a messa, io a Cristo non ci rinuncio, perché questi bigotti di teologi mi vogliono tappare le ali. Ecco, sono abbastanza determinato su queste cose, non ho più paura di niente. Ho avuto paura in passato, ma adesso non più. Ecco, mi è capitato in una messa proprio di un convento, peraltro qui in Borgo Venezia, un convento dove sono frati molto giovani, che io seguo molto, di sentire queste parole terribili contro questo di Ele Zan, demoniaco, terribile. Cosa fai? Vai a casa, uso la penna perché lo so usare, una bella lettera, gliel'ho mandata. Devo dire che da quella lettera è nato un colloquio fortissimo con questo frate. E l'ho messo in crisi così come ho messo in crisi tante durante questi incontri che facevamo a Padova con questi sacerdoti. Davvero loro cominciavano a pensare, ma forse Massimo, quella persona lì che è omosessuale credente, non è un mostro. Quindi credo che la nostra responsabilità sia questa, di farci conoscere e farci conoscere, così vedono che, perché purtroppo è davvero un tabù terribile.
Per cui noi siamo quelli che, non so, siamo i pedofili, siamo i, quelli che mangiano i bambini, non lo so. Ecco. Però c'è ancora purtroppo questa, questa terribile, per cui sono contento, non conosco il libro, ma sarà mio in pochi, tra breve sarà già mio, esatto. Quindi io in pochi minuti. Solo questa risonanza, però, ecco, volevo ti ringraziare. Tutto qua, grazie. Grazie. Grazie a te, Massimo. Che poi questa che hai detto, parto dalla fine, quello che hai detto a me mi ha molto colpito in positivo, cioè questa strategia di dire, di parlare, che quello che dicono anche qua è un ministero vero e proprio, in Damiano Migliorini, non solo per il libro L'amore omosessuale, ma per il metodo con cui lo portava pacatamente, di consiglio pastorale in consiglio pastorale, di luogo in luogo, effettivamente, cioè con la sua, sì, quindi diciamo, torna a quello che dicevano qua nel libro queste sorelle, fa prendere la parola in questo senso è un ministero vero e proprio, crea spazi. Rispetto a chi sono loro, hanno dichiarato tutte la loro congregazione, meno una, che ha detto, sono quella Eli Ravi, che si chiama, che è uno bellissimo, e dice, ho creato un acronimo inesistente, ha detto, cioè lo dice che è, ma lo volevo sorelle queer, com'è? Congregazione delle sorelle queer. Ecco, congregazione delle sorelle queer, perché dice, volevo metterla anch'io una sigla, perché qui in Italia non usa tantissimo, sì, negli articoli a volte, non più di tanto, ma qua pare che sia, cioè ognuna si mette la sigla della congregazione di appartenenza. Io sono dovuta andare a vedere un prontuario, alcune per scioglierle, perché, e quindi sono tutte cattoliche, molte sono sorelle della misericordia del ramo americano, che non sono tutti uguali, ma insomma quello europeo è meno, diciamo, sorelle della misericordia come Jenny Gremick, ci sono delle domenicane, c'è una di una comunità monastica, e c'è anche una greco-cattolica, e, però sono tutte cattoliche, poi in realtà esistono anche altre realtà, ma diciamo che il mondo della vita consacrata in questa forma è soprattutto cattolico. Poi, ad esempio, se vogliamo andare, non soltanto tutte queste cose che state dicendo, non soltanto la battaglia per il Zan e quella indegna, gioire, cioè è stata veramente una cosa triste, ma nello stesso tempo anche quell'orrendo responsum ad dubium, perché viene in latinum quando serve dire una cosa del genere, sulle benedizioni delle coppie dello stesso sesso, che è stato qualcosa di, con questo andare e venire come la spoletta, per cui un documento va subito dopo, in Italia in qualcuno abbiamo risposto, non tanti, ma insomma sempre con questa scarsità di parole. In Germania il giorno dopo 230, cioè cammino sinodale tedesco in realtà mostra ben altro impianto, non so. Quindi io a questo punto, con lo spunto di Cristina e Massimo, giusto? Sì. Ritiro quello che ho detto e ritorno alla positività. No, è vero, è un'onda che si sta espandendo, che sta montando, anche libri come questo, Amore consacrati, e c'è tanti altri che tengono alta. E dobbiamo anche avere uno sguardo internazionale. Poi vorrei spendere due parole su come abbiamo scelto di intervenire come curatrici con le note a piedi pagina, sì, no? Che vedrete, sì, sono parecchie e consistenti. Dobbiamo avere uno sguardo internazionale, anche perché la Chiesa universale è internazionale, potremmo essere provincialiste e provincialisti, e indubbiamente subito le proteste del popolo della Chiesa tedesco, o il grande coming out. No? Non so se avete ricevuto questa notizia, pochi mesi fa c'è stato un grande coming out di varie persone consacrate e laiche che lavorano negli ambiti ecclesiali e tedeschi, che mettendosi proprio la faccia materialmente, cioè fisicamente c'è la foto, hanno dichiarato di essere un soggetto LGBTQ+.
e può darsi che questo accada anche da noi, dobbiamo tenere viva la fiammella. Il vostro gruppo è straordinario, penso che questo libro abbia un valore che superi i pure tanti libri che negli ultimi 2 o 3 anni sono stati pubblicati in italiano, Fumagalli, Petrà, Grillo, e ce ne sono veramente tanti, che però restano sul piano teorico, parlavamo prima con gli avanti di Serve, il teorico, il vissuto della pratica senza teoria rischia di restare sterile, ma questo libro parte dalle vite concrete, dai vissuti, quindi non si può rifiutare questo, non si può chiudere occhi e orecchie di fronte a una testimonianza che viene dalla profondità e dall'autenticità del vissuto, che è quello che avete fatto voi, che è quello che hai fatto tu, no? Cioè, con questi gruppi, e che è quello che fanno anche gruppi come la Tempi di Giona, Progetto Duarte, i Cammini di Speranza. Quindi sì, torno al positivo, speranza. È un cammino lungo, in fondo abbiamo un po' deficit che usa parole straordinarie. Infatti, nel 2013, se una persona è gay, che sono io per giudicare, la prima volta che un pontefice usa la parola gay. Non dobbiamo sottostimare queste rivoluzioni che possono sembrare linguistiche, ma il linguaggio è performativo, crea quello che dice, non è puro e sicuramente astratto. E le parole di ieri o dell'altro ieri, anche quelle sono ovviamente dimensionali. Ecco, usiamole, aggruppiamoci a queste parole e raccogliamo la forza che ci danno e portiamo avanti questa che è una battaglia. Uso questa parola, è una battaglia tutte, però resta una battaglia, è una lotta all'interno della Chiesa che stiamo portando avanti per le persone LGBTQ e per gli altri soggetti minoritari come donne all'interno della Chiesa. Delle note, sì, come vedrete, quando sicuramente non prendete scherzo, abbiamo come curatrici siamo intervenute in maniera molto pesante. Le note a piedi pagina sono molte e si distraggono ovviamente. Infatti, e nell'ambiente della traduzione c'è chi detesta, addirittura le chiama il fallimento del traduttore, perché sono d'accordo. C'è chi invece le apprezza molto, io e Cristina. Io adoro. Ecco, sì, ecco, la presentazione quasi. E le note parlano di due. Sì, cioè, però è vero che essendo poi queste narrazioni personali che quasi toccano il racconto romanzato un po', in quanto stile a timbro, possono interrompere la lettura, ma sono utili. Abbiamo voluto intervenire in 2 direzioni. Una è quello di un contesto statunitense che ha delle specificità, ovviamente, sembra dire una cosa ovvia, ma è necessario spiegarlo, soprattutto quando si traduce. Non tutto può essere ricondotto alla parola, tradotta serve una traduzione. E l'altro, dove sono intervenuta un po' di più io, è quello che probabilmente verrà accusato di essere ideologia gender. Nel senso, ho ritenuto molto importante intervenire su parole come coming out, transizione, dyke, witch farm, queer, perché c'è bisogno di educazione cioè rispetto a queste cose. Ho voluto cogliere l'occasione, poi no, ne abbiamo parlato anche per i miei, un po' con Janine, Granic e Sando, perché loro sembravano contente. Però immagino che questo libro appunto entri in una congregazione e una sorella si trovi a leggere cosa vuol dire il termine butch, che è un modo per definire le lesbiche mascoline negli Stati Uniti, o cosa vuol dire transizione, dyke anche, che prima era un insulto per lesbica, che poi è stato riappropriato da raccontare. Io sono una storica delle omosessualità, sono fuggita dagli Stati Uniti perché in Italia è impossibile studiare e fare ricerca su queste cose. O gender fluid, che differenza c'è tra gender fluid e non binario? Ecco, questa è stata proprio un'azione di educazione a gamba tesa rispetto a queste tematiche che sono ancora coperte da strati di pregiudizio, ignoranza e distorsione, insomma è necessario scalfire. E poi, intanto bisogna dire che io anche sono una tifosa delle note, non esagerate, diciamo quelle tanto così di testo e così di nota, però mi sembra che in molti casi aiutano a spiegare, poi se non le vuoi leggere, non le leggi. Bisogna dire che senza Laura non si sarebbe fatto questa operazione, in maniera più assoluta,
perché non è soltanto la qualità della traduzione, lei è una traduttrice professionista, dunque ci sta, e lima, magari qualcosa. Lei ha anche questa idea che è molto interessante di una traduzione straniante, che mettendo una parola, ad esempio, anche da noi usa molto dire l'empowerment, quando si parla delle donne che si prendono forza, si parla di empowerment, o di accountability, cioè ormai parliamo in italiano con... Lei dice impoderate, come che dici? Impoderate. Impoderate, che è un italiano che ti strania proprio, ti interrompe il discorso, ti fa capire che c'è qualcosa che devi pensare. Quindi non è solo la qualità della traduzione, ma è che certe sfumature tecniche di queste questioni o sulle associazioni ci vuole una persona esperta. Nello stesso tempo, qualche altra nota, non lo so, sul Vaticano II ce n'è una molto bella, quel racconto che dice: io ero come dentro un muro e piano piano è caduta una pietra del muro, poi un'altra, e poi sono diventate sotto i miei piedi una strada, no? Perché dice prima c'è stato, perché molte... sono alcune di età media, diciamo, le sorelle, ma alcune hanno 60 anni di vita religiosa alle spalle, quindi hanno vissuto il Vaticano II, il 68, cioè ci sono tutti questi passaggi. E altri riguardano appunto delle cose che io ho trovato interessantissime, anche il modo con cui rileggono i voti religiosi, dove si esprimono in maniera profondissima dicendo: beh, ma il voto di, adesso Alessandra lo ridico come è scritto qua e come hai usato tu, noi siamo intervenuti un po' diversamente, ne avevamo anche parlato insieme una volta con te, e diciamo, mettiamo virgolette, il celibato, quindi non avere un rapporto di coppia, ma dicono non è soltanto, non è questo il voto di castità, è un modo di amare, è un modo oltre, cioè non basta soltanto mettere il minimo comune multiplo, è una forma, e così rileggono anche che cosa può essere in reciproca relazione, di reciproco darsi ascolto, che è l'obbedienza, non soltanto come obbedire agli ordini, ma cioè hanno un aspetto molto, molto profondo anche di lettura in questo, e quindi abbiamo, dopo averci molto pensato, abbiamo risolto di mettere a volte in corsivo, a volte diversamente, ma insomma di usare il lessico che è prevalente nelle comunità italiane, quindi parlare di castità e di voto di castità, per evitare, loro usano celibacy, però a noi celibato, so che ne avevamo parlato Alessandra, ma in italiano effettivamente suona molto maschile. Nubilato non vuol dire la stessa cosa, e verginità pure vuol dire... altro, e non rende a questa connotazione, potrebbe non averla, ma una connotazione fisica che non piaceva, così abbiamo risolto mettendo castità e casto, a volte in corsivo, a volte per segnalare che non vorremmo confondere un modo che è semplicemente per dire il rispetto degli altri nell'amore con il celibato, se fosse alla maschile, di non sposarsi. Quindi diciamo, siamo intervenute anche con delle note di spiegazione in questo senso. Ad esempio, una cosa che forse si sentiva anche dalla prima domanda di Laura Pesce e poi dalla parte delle risposte, quando rispecchiando la situazione italiana media, effettivamente, Laura dicevi a chi lo chiedi, vai a chiedere a un prete, mentre qui chiedono sempre delle donne. Ci so che ci sono anche in Italia delle donne che fanno direzione spirituale, diciamo, però non è così comune, non è così frequente. Ci sono, ma non così. Mentre qui, cioè, c'è solo un caso in cui l'abbiamo reso al maschile, perché poi c'era il pronome maschile, abbiamo capito che era un uomo. Però è molto, diciamo, è una forma anche diversa in questo modo. E, sì. Io vorrei lanciare il discorso della castità. E questo libro mi ha aperto gli occhi leggendolo la prima volta, ma ancora più traducendolo. Io vengo appunto dagli studi di genere e di sessualità, cioè per quelli storici, e
avevo sempre considerato la castità come una mancanza di sessualità. Da questo libro emerge che non è assolutamente vero, anzi, Suor Grammy, come l'introduzione ci dice, io proprio l'ho preso su di me perché sta dicendo me perché stai sbagliando, di toglierci i cappucci bianchi del pregiudizio, per cui non si può integrare la sessualità nella spiritualità e nella castità. E il modo in cui queste donne parlano del modo di castità, alcune lo hanno infranto e ne parlano, altre lo hanno mantenuto, alcune lo hanno infranto e poi sono tornate al modo di castità, senza venir meno al proprio lesbismo, alla volontà di essere lesbiche. E questa idea, c'è una storia in cui una sorella dice: la castità è queer, giocando con il doppio, con la semantica ambigua del termine queer, in inglese che vuol dire, da inizio Novecento vuol dire non eterosessuale, ora userò un insulto, scusatemi, vuol dire frocio, chicca, però vuol dire anche strano, bizzarro, eccentrico, no? Quindi la castità è bizzarra, eccentrica, tanto più in un mondo come quello di oggi, che è ipersessualizzato. Però è indubbiamente, in inglese si dice refreshing, una prospettiva fresca che io credo anche altri luoghi, altri spazi come quello femminista, laico e LGBTQ dovrebbero assorbire, apprendere, cioè questa idea della castità come per forza una negazione dell'impulso del desiderio sessuale, un deprezzamento, una svalutazione. Queste donne ne parlano invece in maniera straordinaria e liberatoria, credo, per chiunque legga, e sicuramente molto istruttiva, ed è quello che poi Suor Granick scrive nella prefazione e ci invita, e smettiamola con questo pregiudizio: la castità non è una negazione della sessualità. Ecco, e ci tenevo a dire questo perché sì. Mi ricordo mi ha veramente stupita quando ho letto il libro la prima volta. Ma posso chiederti di venire qui, perché se no non si sente. Chi a casa non sente, però il microfono. Ok. comunque ci parlavamo prima, perché parlavamo. La mia domanda era: se non è questo, cos'è allora? Perché io, cioè, che se qualcuno mi dice non è una mancanza, cos'è per uno che non ha letto il libro, come? Cosa sarebbe? È questa, cioè. Non riesco a capire. La castità? Sì. No, l'ho capita. No, capisco no, molto bene cosa sì, sia, sì, però sì. La Laura ci dice adesso che non guardatela come una mancanza della vita sessuale o della sessualità in sé, anzi non della vita sessuale, della sessualità in sé. Cos'è allora? Qual è la spiegazione? Come la dovremmo vedere? Qual è l'altro lato da cui la dobbiamo guardare? Mi ero segnato appena una frasetta, perché ho detto mo se lo chiedono senza chiamare fuori. Dice questa che è, aspetta, vediamo. Sorella Angela Yolanda Verbo, pseudonimo anche questi forse. Non c'è neanche la congregazione. Sì. Che è una storia anche abbastanza di quelle un po' più, non sono tante, ma ci sono storie anche di abusi. Lei dice: un giorno mi sentirò liberata dal peso, una pagina 139, dal peso che provo e avanti. Poi io so che la castità è molto di più che essere celibe. Questo è uno dei punti nel libro in cui abbiamo lasciato le due parole, perché qui era, cioè, spiegava in questo modo. È un voto ad amare. Amare Dio e amare tutto nel cosmo, compresa me stessa. Ho imparato molto sulla castità e sugli altri voti dalle mie letture, ad esempio dal libro Povertà, celibato e obbedienza di Daya Rudio Bucci, adesso al di là del... Però mi è sembrato che lo dicesse molto bene. Cioè, come adesso poi qua, poi se mai si può da pubblico correggere, migliorare, però dico anche da schermo, dico come povertà non si parliamo di voti religiosi, no? Anche io sono laica, non sono una suora neanche cripto,
però non lo sono nell'armadio, no, no, non lo so, però dico, come povertà non è star lì a contare se ho 500 euro, 500 lire. Sì, dichiarazione alla grafica, questa altro che armadio, se ho 5 euro in tasca o così, ma è come dire, oppure no, magari io non li spendo, non li posso spendere perché ho fatto il voto di povertà, poi sto in un palazzo, una cosa così, ma è nell'ottica della condivisione, dell'essere per, loro stessi dicono noi siamo per, non lavorando sul minimo, su quel pochino che servirebbe per dire io sono un po' poverella, no, è una grandezza di condivisione, mi sembra, così come l'obbedienza non è quella che non è, sarebbe più una virtù, quell'altra obbedienza di dire mi danno un comando e io lo obbedisco come fosse una catena militare, ma è la consapevolezza che tutto è in relazione, tutti siamo dipendenti e in una comunità si legano a un magistero reciproco, diciamo così, castità, certo che è anche un non, mi sembra di capire, perché loro dicono, siccome prevede quello che se fosse al maschile, facciamo così che è più facile, si direbbe celibato, cioè non essere sposato e non avere un compagno, una compagna fissa, una cosa così, e così è anche questo, però è l'idea di amare oltre, di amare diversamente, di non... come dire, coartare la propria affettività, la propria sessualità, la propria corporeità, ma in una forma di libertà, perché qualche caso nella vita potrà diventare poi nella vita religiosa anche una costrizione, forse se uno poi non riesce a muoversi, a uscire, però chi te lo fa fare è un atto di libertà, appunto quella sorella dice io sono, tutti penseranno che noi religiosi siamo tutti qui, perché non obbediamo all'ordine di scuderia, vai, esci, fai sesso, per dire, in questo senso, no? Quindi io l'ho capita in questo modo. Naturalmente, perché ci mettiamo un corsivo su castità, celibato, ripeto, e sarebbe chiarissimo, ma essendo un libro di donne, volevamo provare a rendere anche in termini femminili, ma... castità corre un altro rischio, perché nel lessico cristiano, morale e così, castità è anche una virtù in generale, allora non vuol dire la posizione di chi sceglie di vivere nella vita monastica, nel celibato, ma vuol dire un rapporto di affettività anche erotico rispettoso del tuo partner. Allora quella è castità come virtù, però non so, forse non facevi questa domanda, era così. È un po' l'idea di espandere il concetto di, cioè di sessualità, di non ridurlo alla mera attività genitale, tra l'altro eterosessuale, ad esempio, e l'esperienza dei soggetti LGBTQ per uscire dall'idea che il sesso sia meramente quello penetrativo tra un corpo maschile e un corpo femminile, è già una ridefinizione della sessualità, e i corpi trans ancora di più. Mi rimettono in discussione questa visione, questa dottrina praticamente della sessualità normativa. Da questo libro emerge come la sessualità è espansiva, può essere anche uno sguardo, può essere anche un semplice desiderio. Molte di queste sorelle raccontano come provano desiderio erotico, cioè per altre donne non lo agiscono. Allora, non è che la sessualità è agire, la sessualità può essere anche un'infatuazione, uno sguardo, un desiderio. Dobbiamo liberarci dalla gabbia costrittiva che ritiene la sessualità solo l'atto, tra l'altro penetrativo, eterosessuale o comunque genitale. La sessualità è un'esperienza dell'anima, della mente, delle sensazioni, e queste sorelle lo esprimono molto chiaramente, per cui si liberano da una definizione limitante, restrittiva, e al contempo dimostrano come non se ne stanno privando. Accettano la fertilità, accettano l'intimità, accettano il desiderio come parte del loro essere umani, dello essere umani sessuati e sensuali, perché siamo esseri umani sessuati e sensuali. Certo, esistono anche le persone asessuali, che complicano ancora più le cose, perché il mistero della vita, ma il mistero della creazione è il mistero della vita, dobbiamo essere aperte e aperti a quest'anche
questa che ci pare una contraddittorietà, che, cioè, che ci confonde. Però effettivamente, tornando alla sessualità, io ho trovato questo libro liberatorio, perché ancora una volta insegna che la sessualità non può essere ridotta all'atto genitale, a due corpi che fanno determinate e limitate cose, come ad esempio ci insegna il porno mainstream, che per me è un altro discorso adesso, ma è importante, perché sta educando generazioni di persone a pensare che quello sia il sesso. Espandiamo l'idea che abbiamo della sessualità, rendiamola più complessa, più ricca e più sofisticata. Queste sorelle lo fanno e con la casualità non rinunciano, rinunciano a quella definizione della sessualità, da quello che io ho compreso, è limitata, ma non alla sessualità intesa in senso espanso. Non so se si capisce. Sì, sì, sto pensando, sto provando a riorganizzare. Io non so quali siano gli orari qui. Sono quasi di 11. Non so, ma c'è qualche altra domanda? C'è qualcuno che qualcuna che ha qualche altra domanda? Ora o manchino. Laura, vuoi dire qualcosa per... Mi sentite? Sì, io sto un attimino finendo l'autonomia della mia stanchezza, non so appunto quali siano gli orari, però insomma faccio un'ultima considerazione e poi vi debbo salutare. Penso che chiuderemo perché appunto non so, cioè, anche perché... Non si devono tornare a casa oggi. Siamo tutte le straniere sono veronesi. Sì, no, stavo pensando quando appunto si parlava della castità, non tanto della rinuncia all'atto sessuale, quanto alla rinuncia di una vita di coppia, no? Quindi di un amore esclusivamente di coppia. E cioè, l'interpretazione che mi viene da dare rispetto a questo voto della castità è in realtà il contrario, cioè rinunciando a un amore esclusivo verso una sola persona, è come se si avesse più spazio per un amore verso tutti e tutte. Quindi mi immagino che il celibato, per così dire, sia non tanto per limitare, ma per non porre limiti verso l'amore, verso tutte le persone, perché non è solo un amore erotico, o potrebbe anche essere un amore erotico, però in quanto celibe o nubile, la persona consacrata ha più spazio, ha meno limiti per amare le persone della comunità. Ecco, io vedo il voto di castità più in questo senso che nella rinuncia all'erotismo. Ecco, questa era solo una considerazione che avevo pensato sentendovi parlare. Grazie Laura. Se nessuno ha nessuna domanda, mi lascerei la parola, se avete fare un'altra considerazione, poi abbiamo i libri per chi vuole comprarlo. Abbiamo contattato Suor Gramic e Suor Sandler per far sapere loro che il 28 è il prossimo anno disponibile alla vendita, e ci hanno chiesto questa sera, dato che era la prima presentazione, se possiamo fare una foto con tutte e tutti voi. Siete d'accordo? Che poi parleremo della pubblicazione italiana della newsletter, oddio adesso non mi ricordo in inglese, cioè Intrecci di viaggi di donna, che è una newsletter storica di New West Minister, che quella è iniziata a fine anni 70, primi anni 80, che metteva in contatto le consacrate lesbiche, bisessuali, quindi anche quella è un'altra riservetta, ne parlano tantissimo, e insomma finiremo, cioè questo libro finirà su quella newsletter, penso sia molto carino, e poi vorrebbero mettere una foto anche con voi. Esattamente, allora grazie. Fate l'altro schermo. Ringrazio Laura che ha voluto essere presente nonostante non potesse esserlo fisicamente. Grazie.
Laura. Noi come facciamo a venire nella foto? Fate uno screenshot dello schermo? Io voglio esserci nella foto. Sì. Sì, intanto anch'io vi ringrazio anche per questa ospitalità, perché appunto un primo incontro, ne seguiranno molti altri, e tra l'altro ho trovato molto, molto interessante che il primo incontro sia un collegio universitario di merito cattolico e il prossimo sia a Venezia in un'associazione queer. Quindi diciamo, perché dietro c'è un'alleanza, che è diventata un'amicizia, ma c'è anche un'alleanza, diciamo, tra due monti anche di studi, tra me e Laura, tra noi e Laura, e quindi il libro andrà. Sì. Grazie infinite. Ringraziamo quindi Laura. Grazie. Aspetta. Ringraziamo anche Don Matteo e Alexandro. Allora.